E il Power Ranger m'ha ucciso! M'ha ucciso il Power Ranger! Bella raga, qui AlfieGame e benvenuti su Call of Duty Black Ops 3. Quello che vedremo oggi non saranno più delle partite deathmatch a squadre, bensì delle partite nella playlist Mospit. Ho deciso di giocare questa playlist invece del classico deathmatch a squadre perché in questa playlist contiene una raccolta di mappe piccole con le modalità di gioco più frenetiche e adrenaliniche. Praticamente questa playlist contiene deathmatch a squadre, dominio, postazione, salvaguardia, uplink e basta. E dato che offre un contenuto misto di partite, sembrava più carino mostrare questo tipo di playlist sul mio canale invece dei soliti deathmatch a squadre. Almeno qua variano, cambiano un po' di cose. Ed esce pure Nuketown volendo. Quindi cerchiamo una partita e iniziamo subito. Ok, salvaguardia ve la spiego velocemente, semplicemente bisogna portare un robottino da punto A a punto B. Oppure, nel caso ci si trovi dall'altra parte della squadra, a difendere, a impedire che questo robot arrivi. Nel nostro caso dobbiamo difendere. Impedite al robot nemico di raggiungere la nostra base. Ok, dobbiamo impedire che raggiunga questo posto. Anzitutto porto una nuova arma, non più il CUDA bensì il VMP. Devo proprio sbloccare ogni cosa, quindi la sto giocando questa arma che vedremo. Però ho con me l'XM53 che fa bei danni, devo dire, al robottino. E poi andiamo a mano e abbiamo disattivato. Il robot si muove quando uno dei nostri nemici ci sta vicino. E VMP livello 2, vabbè, i primi livelli sono facili, insomma. E morite! Quello che ho appena usato è il coltello e forchetta. Olè, robot fuori uso. E chi è che c'è qua dietro? Beh, è un caos. Questa modalità. E dobbiamo resistere, Se riusciamo a vincere in difesa, è un'ottima cosa. No. Sono arrivati. I bellissimi, ecco. Ma c'è sto qua che fa lo spammino col pompa. Hai rotto le palle, proprio. Guarda, ad aspettare proprio. E ci muoio. Ok, stavolta tocca attaccare. Robot che scende dalla pianta così. Ok, praticamente dovremmo fare da accompagnatore. Come accompagnare un vecchio ad attraversare il marciapiede. Diciamo, vai, cammina. In realtà basta solamente uno che gli stia vicino. Gli altri possono semplicemente andare a difendere, come mo ci andrò io. Aia, e ci muoio. Ok, quello da dove è uscito. Ok, sono leggermente messi a posto. Vai MP, vai MP. Olè, Cerberus distrutto. E livello con l'XM poi. Ok, brutte notizie, non riusciamo ad avanzare. Anzi, ci attaccano loro. Muori. Corrite, schiavi di serpente. Vai amico, cammina. Aia. Che ora è bellissimo, dovrebbe solamente correre. Vai, bello, è arrivato. Non male. E ovviamente in una partita di salvaguardia succede quasi sempre che si va al pareggio. E quindi si fa ai supplementari. I supplementari altro non è quello che avete appena visto. Con la differenza che è a tempo. Nel senso, vince la squadra che riesce ad attaccare nel minor tempo possibile. Beh, innanzitutto già è a metà strada il robottino, quindi già questa non è una cosa buona. Ok, a 4 minuti il robottino è già arrivato dentro il nostro garage. Che cazzo è successo?
Ok, è arrivato. Non piangetevi addosso, c'è ancora molto da fare. Ok, ci hanno leggermente fatto il culo però, eh. E sapete questo che significa? Che abbiamo perso? No. Quasi? Sì, nel senso che adesso abbiamo 1 minuto e 9 per fare quello che loro hanno appena fatto. Se ci guarda, se riusciamo a vincere faccio 20 flessioni, vedi? Via, va, va. Così proprio. Eppure, davvero? Ah, wait, siamo arrivati a metà strada. 2 MP livello 3, almeno questo. Una soddisfazione nella vita. Ok, pure se avessimo... pure se non riusciremmo mai a portarlo, pure se tipo... proprio perché ci vogliono più secondi per portarlo lì, cioè è impossibile praticamente. Però tu ci muori, niente final cam per te. Sti cazzi, era un po' troppo 1 e 9. Sti cazzi. Aia. Niente final, però l'ha fatto comunque, però vabbè. E poi ci muori, 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 e poi ci muori. Ok, non è proprio la partita che intendevo giocare, però. Levi, e muori, no. E tu da dove esci, bellissimo. No, eh? Perché se lagga... ok, VMP livello 4, però se lagga... muori uno... e muori... due... no, perché laggava. Bello. Prossimo round. 152. Dominio. Subito ad attaccare B. Prendiamo Alfa. Che palle però, nessuno con me. Erano tutti dall'altra parte, ma perché? Tu stai qua, si vede perché ti era uscito l'arma da fuori. Muori. Cioè io t'ho visto perché si vede la canna dell'arma che usciva fuori dalla finestra. Ma non usciva, cioè non dalla finestra, scusate, dal muro. Guarda, guarda, guarda i rapsini. Il camper. Il camper. No, che stronzo. Mi ha ucciso poco prima che lanciassi la granata. Aspetta, aspetta, aspetta. No, sti gran cazzo. Non si può fare quello che si può da fare. E il Power Ranger mi ha ucciso. Mi ha ucciso il Power Ranger. Ok, la partita è diventata un deathmatch più che una partita a dominio. No, perché sono finite le palle raps. Ovviamente che people in the jungle, parapapa, parapapa. Aia. Ci pigliano B. Olè, doppia, però hanno pigliato bravo. E muori, Power Ranger. Ok, mo. Perché? Da dove? Da come? Da dove? Vabbè, chi cazzo l'ha visto però? Dai, dai, dai che la pigliamo, dai che la pigliamo, dai. Oh, era ora. E mo si va all'attacco degli stronzi. Aia. Ma perché? Perché c'è sempre un cecchino su Nuketown. E già la perdiamo, davvero. Wait, i raps sono i nostri. Wait, fermati un attimo. C'era mezzo mondo. $199. E abbiamo finito. Però quello, ecco, avevo fatto tipo una sottospecie di tipo. Arriva uno che mi ha fottuto tutte e tre le kill. Ok, sembrava che la perdessimo sta partita, invece non ce l'abbiamo fatta a vincere. Perché c'è stata l'azione, perché c'è stato il divertimento, perché c'è stato il Call of Duty Black Ops 3. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video, seguitemi sulla pagina Facebook. E niente, da Alfie Game è tutto, io vi saluto e ciao a tutti!